Sì, no, sono molto felice, insomma, per fortuna, insomma, la mia carriera finirà al Milan e penso che sia la cosa migliore per tutti, insomma, dopo quello che c'è stato in questi anni, insomma, poi la serata dell'altra sera è stata meravigliosa e mai avrei potuto, insomma, andare via da questa squadra, però, insomma, io non ho mai avuto dubbi, la società come sempre si è comportata in maniera esemplare, come penso sia stato il mio comportamento in questi anni, per cui sarà bellissimo rimanere insieme e continuare, speriamo, a vincere. Data la precedenza a Pirlo, io non avevo grosse pretese perché per me la cosa più importante alla mia età sono altri frangenti, insomma l'affetto, la stima dei dirigenti, dello stadio l'altra sera sono qualcosa che mi ripagano di tutti i sacrifici e di tutto quello che sono stati questi anni, per cui non è mai stato un problema economico col Milan. Sapevo che appena, insomma, sarei arrivato con Gagliani avremmo trovato come sempre un'intesa che è arrivata quasi immediata. Sono molto felice, la mia carriera si concluderà con questa maglia, penso che sia giusto così. Quando vanno via giocatori che... Poi Pirlo è arrivato con me 10 anni fa, nel 2001, e ci dispiacerà molto perdere un grande giocatore, un grande uomo, però purtroppo, insomma, la vita va avanti, è fatta così. Insomma, io gli faccio un grande in bocca al lupo, ci mancherà molto, però, insomma, come dicevo prima, ognuno fa le proprie scelte e bisogna saperle accettare. Pirlo non ha bisogno di consigli, insomma, farà bene, insomma. Speriamo che arrivi secondo e basta. Adesso devo guarire completamente da questo infortunio, poi se starò bene io non mi pongo limiti. L'unico limite che mi sono sempre posto è quello che devo star bene, che devo essere un giocatore importante per questa maglia, perché l'affetto che mi ha dato la gente l'altra sera è qualcosa di straordinario, per cui non potrei mai deluderlo.